Noi insistiamo sul tema delle agenzie di ricerca perché pensiamo sia necessario un coordinamento nazionale che gestisca l'attribuzione dei fondi e che metta a sistema appunto il finanziamento della ricerca, perché in questo momento lo consideriamo troppo frammentato. I dati su Horizon 2020 lo dimostrano e dimostrano che questo effetto di segmentazione, di frammentazione si riporta a cascata fino ai gruppi di ricerca. Gli italiani presentano tantissimi progetti, ma hanno un rate, un tasso di successo basso. E questo è un dato che dimostra che non c'è sufficiente coesione e coordinamento nemmeno a livello dei gruppi di ricerca. E questo ci penalizza tantissimo, perché altri paesi hanno fatto politiche diverse, molto più decise in questa direzione. Questo potrebbe essere uno strumento, credo, importante, è quello di avere un unico organismo di riferimento per la gestione della collocazione dei fondi di ricerca nel paese. Sono i ricercatori che stanno lasciando il nostro paese, stanno lasciando il nostro paese per una serie di motivi. Adesso ci sono responsabilità anche nostre, anche delle università, cioè anche di chi fa ricerca. Quindi, non è minimamente un attacco a nessuno, ma è una presa d'atto del fatto che questo sta accadendo e stiamo perdendo energie, risorse tra le migliori, perché i risultati poi della ricerca li avete visti, sono straordinari, stante la lista. Però noi siamo fuori competizione in questo momento, in gran parte siamo fuori competizione. Troppa burocrazia, troppi vincoli, troppa poca flessibilità, no? Non funziona, non può funzionare così. Possiamo pagare ai nostri ricercatori un terzo, un quarto di quello che vengono pagati ormai in qualsiasi paese europeo, soprattutto i migliori, non ha senso. È una tendenza molto chiara della Commissione europea che ha spostato i finanziamenti, il focus di finanziamenti della ricerca sulla parte applicativa, sulla ricerca applicata, dando un segnale molto chiaro da questo punto di vista e rimandando ai singoli paesi appunto il finanziamento della ricerca diffusa, della ricerca gratuita cosiddetta, e questo pezzo manca a noi, manca completamente. Senza quella rete di laboratori che alimenta poi la ricerca di eccellenza e il trasferimento, io credo che sia un errore insistere solo sul trasferimento tecnologico, perché paradossalmente questa politica genera meno effetti positivi che non appunto il modello diffuso.